Basta spaccare di legnate orchi, tu. Campagna. Difficile. I nemici ti infliggeranno danni maggiori e si impegneranno al massimo per eliminarti. Per avere la meglio dovrai sfruttare ogni risorsa a tua disposizione. Morirai di frequente. Nelle fosche tenebre del lontano futuro non c'è altro che guerra. Non c'è altro che guerra, greve. Forze di invasione xeno localizzate. Obiettivo invasione Graia. Titano di classe Warlord. Importanza strategica assoluta. Exterminatus. Negativo, importanza strategica assoluta. Schieramento delle armi della capitale. Negativo, riduzione stimata della produzione industriale inaccettabile. Flotta di liberazione. Affermativo, elementi minori presenti. Ritardo, inaccettabile. Perdere risorse strategiche su Graia inaccettabile. Importanza strategica assoluta. Intensificare l'interdizione dell'area. Affermativo, più piano, Dio Madonna. Quanto cazzo veloce. Eseguire ordini di richiesta. Deptus Astrates Ultras. Dio la Madonna. Che cazzo Eminem devo essere. Risposta in arrivo. Schieramento ultramarine. Ma che era della Sega? Ma che stai a di? Capitano Titus, gli orchi hanno massacrato le armate del Mondo Forgia e controllano le armi di difesa planetaria. Astuto da parte degli orchi. Così ci tengono impegnati mentre saccheggiano i titani da guerra. Reggersi, manovre evasive. Pilota, rapporto. Motore di tribordo fuori uso. Perdiamo quota. Porta in salvo la nave. Scenderemo in un altro modo. Agli ordini. Thunderhawk lancia di Giove di ritorno. È questo il tuo piano? Dobbiamo andare in superficie per eliminare il cannone. O vuoi già tornare a casa, sergente? Non prima di avere detto due paroline agli orchi. Non è azzardato, capitano. Il Codex Astartes non ammette tali iniziative. Stai al passo. Sarà il primo sgravo che faremo a mille regole di questo codice, vero? Perché giustamente loro invece di atterrare si sono lanciati. Madonna, ma guarda che figo. Ah, cioè, ma è proprio tipo God of War. Cioè, mattanza de roba. Fortissimo. Ah, minchia, la vita la riprendi con le esecuzioni. Adoro. Ho capito perché si chiama difficile. Giustamente è il difficile dei giochi di un tempo, praticamente. E questo è il fottuto tutorial. Ci stanno i nemici base, a fine. Altro che due live. Guarda che bello il design della nave, tra l'altro. Sì, stai crollando con l'astronave. Facciamo qualcosa? No, vabbè, giustamente te la tanchi. Te dice sti cazzi. Tanto. Adesso esce dalla polvere come se niente fosse. Questo cazzo barzotto, eh. Io essenzialmente sono lui, ragazzi. Quando cado dal tetto con la stessa nonchalance mi rialzo. Tutti che fanno: oh mio Dio, che è successo? È tutto a posto. Mentre mi tolgo la merda da tosso. Capitano Titus, rispondi. Il fuoco degli orchi mi ha fatto deviare. Ho perso i contatti con Leandros, ma capto trasmissioni Vox di guardie imperiali sulla superficie. Non pensavo ci fossero superstiti, oltretutto in grado di combattere. Mi sto dirigendo verso le prime linee. Bene, ci vediamo là. Ah, perché giustamente poi su sto pianeta ci sta la che? La guardia imperiale si chiama, che sono i soldatini, quelli stronzi che stanno ancora a regge. Sono dei mostri. Come cazzo è possibile? Cioè, vabbè che io sono una merda. E ok. Cioè, io Lich, non io Titus, perché Titus probabilmente è un carro armato. Madonna, raga. Devastante. È semplice, ma figo. Guarda che bello l'onda d'urto del cannone. Ma figata. E questo è un servo teschio. Cioè, è letteralmente un teschio che usano come
registratore. Perché avevo visto questa roba, Star, che in Warhammer c'è molto questo avvezzo nel riutilizzare roba di gente che è morta per dargli un altro scopo, perché sono stati bravi. Io sapevo dei bambini morti che venivano tipo ricondizionati, fatti tutti strani per farci delle robe, e credo che siano appunto i cherubini a sto punto. Giustamente in questo mondo non si butta via niente, sì. Che l'imperatore sia con te, Space Marine. Requiem si chiama. Questa mi piace, questa mi piace. Requiem 998, modello Godwin, è il classico fucile a combattimento degli Space Marine. Spara proiettili autopropellenti a punta esplosiva. Adoro. L'umano è solo zoletto. Ma perché con l'accento tedesco? Ma chi è che ha detto solo zoletto? Chi cazzo è stato? Questo era quello che aveva l'elmo, che l'ha perso? Leandros, sei ferito? Il Codex sconsiglia di lanciarsi in un attacco alla cieca con un reattore dorsale, e saggiamente, direi. Ormai non sei più un novellino. Perché ti attieni tanto al Codex? Le sue regole sono un punto di riferimento. Per tutti noi. Ma a volte è meglio pensare con la propria testa, Leandros. Parlano poco, semplici semplici, ti fanno capire un po' de mood, un po' dell'or buttata così in mezzo. E stai a posto, Dio Madonna. Signore, ci ha salvato. Alzati, guardia. Vi credevamo morti. Il merito è vostro. Lo saremmo, signore, se non fosse per il tenente. Dove troviamo questo tenente? Nelle prime linee. Segua le trincee fino al bunker di comando del tenente. Vai pure, guardia. Dobbiamo raggiungere Sidonus, poi cercheremo questo tenente. Ci servono informazioni aggiornate sul cannone. Perché il fatto è che io immagino che sta merda qua non è che c'è stata ieri. Cioè, questi saranno stati giorni, giorni, ma tanti, tanti giorni. In mezzo a sto puttanaio hanno resistito. Figata, cazzo. Addirittura è per quello che erano tutti gioiosi, perché hanno detto: ok, abbiamo vinto, essenzialmente. Sergente, hai trovato qualcosa per tenerti occupato? Non temere, capitano. Ho lasciato qualche orco anche a te. Gli orchi hanno organizzato ottime difese intorno al cannone. Eppure l'indole degli orchi li avrebbe portati a smantellarlo o distruggerlo. Di certo non a usarlo per respingere i nostri. Seguono una strategia. Il loro capo non è stupido. Le cose si fanno interessanti. L'altro bello, come in questo gruppo in realtà ci abbiamo tre range d'età, no? Perché ci abbiamo lui che c'ha quei cosi dorati, quindi sono 200 anni. Lui che ce n'ha 100, quindi una via di mezzo. E mentre quest'altro non ce n'ha neanche 50, perché non ce li ha addosso. Adoro. Ma scusa, tecnicamente gli orchi, se qualsiasi cosa che pensano diventa realtà, perché non pensano di essere immortali? Perché sono troppo stupidi. Si torna sempre al solito discorso. Sono troppo rincoglioniti. Meglio non farglielo capire. Arma nuova? Melee? Scansione genetica completata. Adeptus Astartes. Autorizzazione delle armi confermata. A catena MK11, denti infernali, l'arma da mischia prediletta degli Space Marine grazie al suo connubio tra potenza devastante e grande maneggevolezza. La Madonna! Vieni qua! Ma poi senti che bello il mood con tutti quanti che continuano ad andare a sparare le esplosioni, i mortai. Figata. E questi fanno male male. Anzi, mi sa che sta difficoltà mi sciottano. Mi raccomando, andiamo a fianco alla bomba vivente. Vabbè, con gli orchi dire come cazzo si tiene su è un po' da stronzi, eh. Ho delle granate con Q. Madonna, ma guarda che figata che sono proprio delle cazzo di orde. Ma adoro. Primo nemico grosso, attenzione. Quindi quick time event, ma che cazzo, muori. Madonna, bellissimo. Ah, una signorina, addirittura.
Lode all'imperatore. Sottotenente Mira, 203° reggimento Cadiano. Capitano Titus, degli Ultramarine. Sei tu la più alta in grado? Non resta nessun altro, signore. A meno che i miei superiori non risorgano. Per ora non sembrano averne intenzione. Tenente! Gli esploratori sono tornati alla base avanzata. Quanti? 2. Diavolo, ne ho mandati 10. Quel maledetto cannone. Non abbiamo i numeri per tentare un assalto. E come avrete visto, sta abbattendo tutti i vascelli di supporto. Ecco perché siamo qui. Pensiamo noi al cannone. Allora seguitemi. Devo avvertirvi, signori. Qua giù abbiamo un piccolo problema con gli orchi. Bello come in questa ambientazione ci sia ancora spazio per queste piccole freddure, no? Comunque è incredibile come questo gioco per adesso in queste 20 minuti, 30 minuti si sta mangiando Dustborn a livello di mood, divertimento, varietà, dettagli e kick. Sigillo di purezza. Guardate, uno di quei cosi che si mettono sull'armatura. Furia sbloccata. Ora ottieni furia per ogni nemico colpito. Quando indicatore al massimo puoi entrare in modalità furia usando T. Che tasto di merda. Tutti i tuoi attacchi corpo a corpo risultano più potenti. Inoltre recuperi salute, la modalità furia consuma il relativo indicatore e termina quando questi si esaurisce. Cosa sai dei titani su questo pianeta? Solo che le nostre truppe erano impegnate a proteggere il titano Invictus nel Manufactorum Agilis. Ormai sono passate 2 settimane e abbiamo perso i contatti con loro. Dobbiamo raggiungere quel titano. La via più breve è il ponte della ferrovia dietro alla struttura del cannone. Conduce direttamente all'ingresso occidentale del Manufactorum. Io pensavo che in questo mondo li sfornassero come fossero caramelle. Cioè, quei mega titani del Cristo Iddio. Cioè, giustamente non possiamo mollarlo perché magari per farlo ci vogliono 300 anni. Cioè, ci vuole tempo. Quindi gli dicono, guarda, se possiamo ripigliarlo il pianeta, magari ci farebbe comodo. Madonna, un toro. Però figata come sì, appunto la religione c'ha questo crossover tra realtà, religione, sì, appunto la cosa degli spiriti, del warp, che è una figata assurda. Bello, bello, bello. Fa un cross tra varie robe e te le rende anche concrete. E ci stanno a dare una mano con i mortaigli. Bravi cuccioloni. Che vuol dire per rimuovere? Ah, perché giustamente sono un Cristo enorme. Raga, ma io c'ho il cazzo duro da tipo 20 minuti. Cacciatore. Hai il Requiem in modello cacciatore. Modificato con sistema di agganciamento bersaglio e cartucce ad alta precisione che gli permettono di abbattere nemici a grande distanza. Il Requiem modello cacciatore svolge perfettamente la doppia funzione di fucile da cecchino e fucile a combattimento di precisione. Gli orchi sono arrivati al cannone, da lì. Non siamo riusciti a penetrare nelle mura. Siamo troppo pochi. Siete sopravvissuti con le vostre forze, tenente. Siete andati bene. Ma non siete più soli. Ci riprenderemo il cannone. Avrete i vostri rinforzi. Ci conto davvero, capitano. Comincio a capire, studiando tra virgolettoni un po' di Warhammer, io ho capito che una cosa su cui molte persone, molte volte, proprio saltano senza dargli peso è il tempo. Cioè la quantità di tempo che le persone passano in mezzo alla merda, in mezzo al casino. Quindi giustamente se tu stai in questa situazione, pianeta pieno di orchi, bombardamenti, mesi sono fottuti tutto, per mesi, tu dici, vabbè, io sono morto. Quindi se vedi arrivare appunto uno Space Marine, dici, cioè non tiri un sospiro di sollievo, ti caghi anche addosso nel mentre, talmente ti rilassi un pelino, no? Perché vedo veramente tante volte le persone magari non capiscono molti concetti di Warhammer, e per carità anch'io non li capisco, però il tempo fa tanto, perché giustamente uno legge, ma non riesce a digerire il tempo però vissuto dalle persone, quanto cazzo pesa. Giustamente è come leggere dalla Seconda Guerra Mondiale e chi c'è stato veramente mesi e anni dentro le trincee, no? E tanto è vero, ecco perché è difficile cacciare da un pianeta, perché se sono come delle cazzo di spore, se ci rimane anche un Cristo di Dio è la fine, è diventata una malattia. Cioè, o epuri tutto fino all'ultima molecola, o è una costante rottura di coglioni. Comunque è affascinante vedere le costruzioni degli orchi, perché è palesemente che sono fatte a cazzo. Madonna, si carica.
C'ho il cazzo adamantino, vieni qua! Comunque è incredibile come una cazzata, come quel potere che gestiscono gli orchi, sia qualcosa che poi ti dà talmente tanta libertà e c'ha anche al tempo stesso senso. Fatemi immaginare, questo è un altro Cristo morto che era degno, però che l'hanno usato come citofono, perché hanno detto, guarda, sbutta un cazzo! Reattore dorsale sbloccato. Tieni premuto spazio per azionare il reattore dorsale. Durante il volo premi il mouse 2 per piombare a terra e provocare un violento impatto capace di stordire e uccidere buona parte dei nemici. Con la dose di reattore dorsale è possibile utilizzare solo la pistola Requiem e il Requiem come armi a distanza. Madonna, non potete scappare, brutte merde, venite qui, così vi imparate a rompere i coglioni. Madonna, sì. Vado come un riccio. Vieni qua. Vi prego, ditemi che sta cosa c'è pure su Space Marine 2. Vi supplico. Ah, qua è da dove hanno tipo scavato loro come delle merde. Questo fa sempre parte del fatto che loro pensano le cose workano e workano. Loro hanno letteralmente tirato sti cazzo dei cavi dalle batterie perché se lo sono immaginato o era una roba che c'è stava? Ci hanno detto, sì, si attacchiamo la batteria dalla macchina al cannone, va più forte. Perché è bello come a livello di storia tu puoi ragionare su queste puttanate e molte volte potrebbero essere vero con quello che pensano loro. Perché mi sembra strano che l'impero fa sta cafonata con i cavi così da corrente, no? Tra l'altro che i cavi scoperti, quindi chissà quanti cazzo sono morti. Ah, ok, quindi effettivamente è per quello. Cioè hanno detto, ok, attacchiamo sta roba, vediamo se... cioè, vediamo, worka. È sempre quella la cosa. Loro dicono, sì, ma tanto funziona. È l'Italia. Gli orchi sono italiani. Dicono, vabbè, tu appiccia qualcosa, poi vediamo. Anzi, no, ripeto, non è poi vediamo. Devo cambiare sempre il modo di parlare. E tanto funziona. Quelli sono i proiettili che spara sto cannone. Ma adoro. Cariche termiche. Piazzate nei punti giusti faranno crollare l'intera fortezza. Mettiamo la carica su un proiettile del cannone. Sei l'orgoglio del nostro capitolo, Leandros. Ah, quindi, perdonate, l'obiettivo non è pulire, è farla esplodere totalmente. Sentili, wow, tutti Wario sono. A me la cosa che stupisce è che tutta sta roba che deve andare letteralmente a esplodere contro qualcosa è tutta decorata a mo', fatta per bene, giustamente. Perché immagino che fra un po' pure le munizioni tocca benedirle e fargli qualcosa, no? Madonna, però quando entri nel mood anche del sistema di combattimento, ma quanto è figo, perché giustamente ogni nemico c'ha il suo modo o il modo migliore per affrontarlo. Qual è la vostra situazione, tenente? Stiamo radunando i feriti e ci dirigiamo al complesso abitativo Andris per allestire un avamposto. Distrutto il cannone, il velivolo di supporto atterrerà lì. Bene. Io e i miei fratelli guerrieri dobbiamo proteggere i titani Warlord prima che vengano razziati dagli orchi. Coraggio. Buoni che cambio di mood con la musica e tutto quanto per farti capire che c'è la speranza, no? Ma guarda che bello tutta sta cazzo di architettura, sembra veramente di stare in Italia. Raga, ma che cazzo sto vedendo? Fighissimo! Basta la madonna. Bestie sataniche. Che cazzo. Sembrano un ringhio di Aldo Giovanni e Giacomo. È tipo il mini boss. Non l'avevo capito. Su. Quanto. È la madonna. Fatta da Damandio sta cazzo di cosa. Che c'era qualcuno che pensava che fosse indistruttibile. Cioè probabilmente sì. Che è la madonna. Parte 2, l'Inquisitore. Ah, ma quindi si fa tutto su sto pianeta? Ma guarda poi che bello con quella cazzo di porta. Cosa sta facendo quel servo teschio? Tenta di consegnare un messaggio. Sembra danneggiato. Il sigillo dell'Inquisizione. Interessante. Cosa ci fa qui l'Inquisizione? Lo scopriremo presto. Sono l'Inquisitore Drogan. Richiedo supporto urgente al Manufactorum Ajakis. Cercano il dispositivo sperimentale. Per ora il dispositivo è al sicuro. Li ho fermati. Ma ora sono in trappola. Se muoio, il nemico non deve mettere le mani sul dispositivo. O sarà inarrestabile. Mi serviva altro tempo.
l'arma era quasi pronta. Un'arma sperimentale? Dobbiamo trovare l'Inquisitore prima che lo facciano gli orchi. Ponte di comando numero 2, mi ricevete? Qui è il capitano Titus degli Ultramarine. Identificati. Qui è il caporale Antioch, Titus. Voglio dire, signore. Devo accedere al Manufactorum, caporale. C'è un montacarichi nell'hangar sotto il punto in cui avete rilasciato il carico, signore. E incontriamoci lì. State pronti. Saremo lì a breve. Passo e chiudo. Ok, la frase per i tank è quella del ciccione. Va bene. Ah, puoi farli sbattere al muro, adoro. Gli Ultramarine sono qui in avanscoperta per fiaccare il nemico e proteggere gli obiettivi essenziali. Capisco. Ma lo stabilimento e i titani al suo interno sono al sicuro? Le assicuro, signore, che nessun orco è riuscito a superare questa porta. Contattate il tenente Mira. La sua unità sta allestendo un presidio nel complesso abitativo Andris. Ora i vostri mezzi di supporto possono atterrare in sicurezza. E il gruppo del colonnello? Non sono sopravvissuti. Questa roba è da sborra. E si vede che è pulita rispetto a tutta la merda che abbiamo visto adesso. E giustamente sono sbucate delle torrette, perché se io faccio un altro passo e magari non sono adibito, me fucilano. Tecnicamente, col fatto che non esistono le IA, pure queste sono simil controllate da una persona, quindi... Cioè, quel teschietto che io vedo lì è qualcuno che la controlla. Ci sono sempre pezzi organici, perché giustamente non si fidano manco per il cazzo. Perché un po' ho continuato a sentire video, leggicchiare qua e là e compagnia, e mi affascina sempre di più. Certe volte tipo la mia testa esplode perché dico: ok, va bene Warhammer, però è sempre bello. Questa invasione non è abbastanza grave per usare i titani? Servono centinaia di uomini per gestire un titano, sergente. Se non ci sono, non si muove. Raga, ma io c'ho il cazzo da adamantio. Ma che cazzo sto vedendo? Ma poi è bello che c'ha tipo, non so nella lore come chiamarlo, però tipo sorta testo sacro attaccato all'arma. E questo è piccolo. Ma capito, ma è bellissimo. Accesso autorizzato. Là, un umano, da solo. Identità confermata. Drogan, Ordo Xenos. È in quest'ala del Manufactorum. Rilevo tracce aliene nello stabilimento. E molte convergono sulla posizione dell'Inquisitore. Vabbè, ma perché qua ci dovrebbero essere orchi? Manca il 100% del personale. Risolvere. Infatti sta dicendo manca il 100% del personale. Ah, ma quindi gli Inquisitori sono tipo... è lo Space Marine, però ancora più megoglioni. Madonna, menano duro. Allora ritiro. Diciamo che la cosa che avevo detto alla live scorsa del tradimento se ne potrebbe essere andata un po' più a fanculo. Perché se sono personaggi così tanto megoglioni, cioè io non so che cosa serve per farli tradire nel mondo di Warhammer. L'unica è che te entrano dentro la capoccia e te fanno comando io, ma non so se esistono robe del genere. Parte il caos. Qui, capitano. Ultramarine, qui è il capitano Titus. Mi ricevete? Capitano, qui è il sergente Midas. Squadra Solinus a terra, ci spostiamo verso l'obiettivo. Nuovi ordini, Midas. Siamo al Manufactorum Ajakis e abbiamo localizzato il titano Invictus. Ho bisogno che Solinus protegga l'Invictus mentre mi occupo di un allarme prioritario. Arriviamo, capitano. Midas, chiudo. Inquisitore Drogan? Sono io, Drogan. Chi mi cerca? Capitano Titus, degli Ultramarine. Ci è giunta la richiesta di aiuto, ma sembra sia sopravvissuto all'attacco. Sono sia un soldato che uno scienziato, capitano. In che condizioni è il dispositivo sperimentale? La sorgente energetica alimenta l'intero Manufactorum dalla sala del generatore. Quindi è una fonte energetica, non un'arma. È un dispositivo complesso e piuttosto instabile. Se gli orchi lo trovassero, lo farebbero a pezzi. La sua esplosione sarebbe abbastanza potente da annientare il pianeta. Quindi va portato al sicuro. E per questo, capitano, mi serve il vostro aiuto. Da questa parte. Sei ferito, Inquisitore Drogan. Essendo psionico, le mie abilità psichiche rallentano il sanguinamento. Molto bene. Beh, infatti,
non ho capito la roba che c'ha sul petto. Cioè, perché tipo loro si tengono quelle armature nonostante le botte, o semplicemente che è la ferita di cui stanno parlando adesso? Perché se è la ferita di cui stanno parlando adesso, chi cazzo gliel'ha fatta? Quella è un'artigliata. Cioè, gli orchi vanno di accette, di pistolettine. Non ho visto unità che te fanno preghi del genere sul petto. E quella è stata proprio un'artigliata di un Cristo e Dio. Dato guarda che c'ha pure un braccio meccanico. Guardalo che figo. Però psionico sarebbero quelli che in parte riescano a usare il potere del warp. Space Marine, vuoi rubare i miei titani? Il mio bottino! Ti sfilerò le budella dalla gola. Ok, allora, se quella fa parte del vostro repertorio, allora capisco da dove cazzo viene la cicatrice. Non mi aspettavo ci avessero delle cazzo di tagliole sulle mani, sti stronzi. Ok. Ah, ok, per farne spawnare di meno, tu ammazzi lo stronzo che tiene aperto tutto quanto. Però devo ammettere che giocato a difficoltà massima è ancora più divertente, perché ti fa sfruttare le coperture, lo spacing e tutto quanto. Perché immagino che se no è normale, qua veramente sei un toro che va dritto. I miei ragazzi vogliono salutarti! Comunque voi potreste provare a fare anche qualcosa, signorini. Pur parlé, eh? Ecco, toh, richiappa dello scudo. Merda. La sala del generatore è in realtà sospesa sopra un condotto da reazione. Sospesa? Sì. In caso di eccessivo sovraccarico, l'intera sala può essere fatta sprofondare negli abissi. Ecco, lo scudo principale è aperto, capitano. Raggiungi la sala centrale. Ora raggiungi la postazione del servitore e attivalo. Un attimo, Drogan, eh? Energetica e la inserirà nel suo recipiente. E allora la prendo io. Quel dannato orco ci ucciderà tutti. Prendila, capitano. Forza la sorgente energetica nel recipiente. Ma la vera domanda è, posso pigliarla a mano? Prendila, capitano. Chernobyl. Mi piace come prima è stato tipo, boh, sorta a Guardiani della Galassia. Questa scena dove prende sta gemma dell'infinito, implode tutto. Poi, a cazzo, c'avevo il fregnetto per prenderlo. Ma giustamente era una situazione un po' grave. È stato bellissimo perché giustamente essendo uno Space Marine, lui può. Cioè, perché immagino che se un soldato proprio neanche entrava solo là dentro, cadeva la pelle, i muscoli, diventava un mucchietto di merda. Sidonus, Leandros, rispondete. Capitano, l'Inquisitore ripeteva che non potevi sopravvivere. Sbagliava. E ho con me la sua sorgente energetica. Ci siamo dati appuntamento al complesso Andris. Queste gallerie dovrebbero condurre là. Bene, continuate ad avanzare verso il complesso. Ragazzi, se prima la teoria del è un traditore di merda se n'era andata a fanculo, adesso è tornata. Ha detto, no, non potevi sopravvivere. E allora che cazzo mi dici di pigliarla? Che sei un pezzo di merda. Ma quello è... Se è rosso, gioco vecchio, quanto bello. È rosso, esplode. Stanno cazzi. Può essere anche un sasso. È piena di benzina, Dio madonna. Se era verde, invece, era instant kill. Se lo toccavi, era la fine. Oh, oh, tu sei ancora più duro. Ok. Attento, sto stronzo era più grosso di uno Space Marine. Cioè, vuol dire che è veramente una montagna. Sei contento? Che cazzo serve uno scudo più veloce poi? Perché il rosso sullo scudo? Al posto del Requiem. Il Requiem potrebbe pure farsi da un culo. Non ho la distance. Ma da una parte sti cazzi, no? I miei? Ciao! Capitano Titus. Salute, fratelli. Avete idea di dove ci troviamo? Siamo vicini ad un accesso alla superficie. L'aria sembra più pulita. Ne ho abbastanza di queste gallerie. Usciamo e troviamo l'Inquisitore prima degli orchi. Sparami ancora! Sparami ancora. Procede a smolecolarla a cazzotti. Non voleva dargli la felicità. Che speravano di ottenere gli orchi massacrando tutta questa gente? Seminare terrore. Demoralizzare le truppe. Crudele, ma efficace.
non è una strategia militare. Per gli orchi è un divertimento. Leandros, cioè, io ho capito che sono stronzo neofita del Warhammer, ma che domande di stracazzo fai? Già che Titus non si è girato, ti ha tirato una cinguina, madonna. Rinforzi? Ne arrivano altri milioni. Un cazzo. Il nostro piano non cambia. Portare via da qui Inquisitore e sorgente energetica. Io avevo pensato che fossero alleati perché mi sembravano tipo quei sorta di pod alla Helldivers. Cioè, scusa, gli orchi arrivano sui meteoriti. Gli orchi hanno delle sorta di astronavi che schiandano sul pianeta, dicono sti cazzi. Quel meteorite è una nave da sbarco degli orchi. Cioè, io pensavo di aver detto una... Sono veramente dei meteoriti con cui loro si schiantano sui pianeti. Ma che cazzo dite? Ma fighissimo! Il sommo artefice di Graia condivide i miei piani per la sorgente energetica. Oggi mi ha offerto il Manufactorum dei Titani per collaudare il dispositivo. C'è il rischio che la sorgente energetica sovraccarichi e distrugga l'intera struttura. Ma è un rischio accettabile. E i tecnopreti non devono saperlo. Oh, a me continua a puzzarmi sempre di più, eh. Vabbè che giustamente scapocciano con i tecnopreti. Se carica! Non se carica! Ritirata! Oddio, quanti cazzo sono? Ho capito, Leandros! Quando si vuole ad ammazzare uno stronzo? Comunque loro sono inutili, Angie, sta un cazzo da fare. Sono dei dammi e basta. Salve, eh. Vuole parlare del nostro signore imperatore? Ma una cassa che mi dà più di 5 proiettili nel mondo di Warhammer esiste? No, per sapere, perché... Cazzo! Un qualche caricatore di qualche miscredente che non ha sparato. Questa in realtà è tutta lore, perché in realtà i proiettili non ci sono, perché ogni persona fedele all'imperatore li ha sparati tutti prima di morire. Avevo spippolato una tua live qualche giorno fa, Emlock. Infatti io ho visto molto più... C'era un cazzo differente, Gesù la Madonna! Mi son distratto un cazzo di secondo! Puttana madosca! Io Cristo! E Andros, sempre in mezzo ai coglioni, non ci sta niente da fare, tu. Neanche su Armored Core dovevo stare così attento. Inquisitore Drogan, dobbiamo portarti via dal pianeta prima che sia invaso dagli orchi. Sei rimasto esposto alla potenza incontrollata della sorgente energetica. Nella sala del generatore, l'ho visto! Hai resistito all'energia concentrata del warp. Come puoi essere ancora vivo? La sorgente incanala energia warp? Un ordigno del caos. Eresia. La mia attività contro gli Xeno è benedetta dall'Imperium. La tua benedetta attività può aiutarci contro gli orchi? Le mie ricerche sono della massima segretezza. L'Imperium ne vieta l'utilizzo senza la sua approvazione. Ecco qua la tua approvazione imperiale. Molto bene. La sorgente energetica alimenta un'arma sperimentale che si trova nei miei laboratori. Il flagello psionico. Potrebbe annientare gli orchi. Perché non ci avevi detto nulla di questo flagello? Il flagello psionico non è mai stato collaudato, sergente. Se dovesse verificarsi un'avaria, aprirebbe in due il pianeta. Non abbiamo opzioni. Useremo l'arma e correremo il rischio. Ovvio che se ci sta un'arma che apre a metà il pianeta. I Space Marine dico, vabbè, oh, un pianeta versus lo sterminio degli orchi. Giustamente si sacrifica tutto quanto. Per un attimo sembrava come se stessero guardando Titus storto, perché giustamente credo che se ha fatto una roba del genere tu puoi essere corrotto, controllato, infettato. Ci servirà un mezzo di trasporto. Capitano, siamo vicini alla zona verso cui si dirigeva il Tenente Mira, il rendezvous della Guardia Imperiale. Avranno dei Valchirie. Potremmo volare fino agli stabilimenti.
Troviamo l'avamposto della Guardia Imperiale. Ah, quindi torniamo dalla signorina. Warp uguale oblio, capisci che se uno va a contatto con il mondo dei demoni e non fa un po' di possessione, qualcosa non torna. Cioè, per quello dicevo, cioè, a meno che gli Space Marines sono protetti, ma non credo. Col fatto che lui è rimasto a contatto con il Warp, non rischia di prendere cazzi. Cioè, lasciamo perdere lui, perché lui mi puzza sempre di più che è una sorta di traditore o qualche altro cazzo, no? Però mi preoccupo più per Titus al momento. E per quello in realtà che potrebbero pensare anche le persone di Titus. Abbastanza particolare che uno Space Marine non specializzato nella caccia ai demoni stia a contatto con una fonte di energia Warp e ne esca il... Ah, ok, vabbè, è per farci capire in realtà che comunque Titus non è l'ultimo degli stronzi. C'ha qualche particolarità per cui magari in futuro potrebbe un attimo fare quel scattino extra avanti. Ma anche perché io continuo ad averla sulla coscia, eh. Inquisitore, la tua ferita ci sta rallentando. Posso farcela. Fratelli, portatelo ai Valchirie. Distrarrò gli orchi e vi raggiungerò. Allora consegna la sorgente energetica al sergente. No, Drogan. Il capo degli orchi voleva la sorgente. Quando i suoi vedranno che l'ho io e non voi, seguiranno me. In marcia. Oh, amore mio! Vieni qua! E c'è anche un martello della Madonna! Dammelo tutto! Martello tuono sbloccato. Il poderoso martello tuono è la più rara tra le armi degli Space Marine. Ogni attacco genera una potente scarica attraverso il campo di forza montato sull'arma. Quando brandisci il martello tuono... Che cazzo di nome è? Puoi usare solo la pistola Requiem. Il Warhammer in Warhammer, tra l'altro, davvero? Ma sciotto anche voi? Madonna, succhia me! Porca puttana, se succhiano forte! Spostatevi sulla seconda linea di difesa e mantenete la posizione! Che comunque sta roba è sborra! Arriva uno Space Marine, non vi preoccupate! Ci hanno bisogno! Stanno una crema, stanno! Il sergente Sidonus mi ha aggiornato circa l'Inquisitore e la sua arma devastante. Dice che vi serve un trasporto aereo verso gli stabilimenti di Calchis. I Valchirie sono i più veloci per raggiungerli. E non abbiamo tempo da perdere. I suoi uomini sono già a bordo del loro Valchirie e lo squadrone è pronto al decollo. Vi condurrò velocemente a Calchis. Per la Guardia Imperiale è venuto il momento di rispondere agli orchi. In realtà sta cosa è una figata, eh. Cioè, questa cosa a livello di mood è bellissimo, perché ti fa vedere adesso che sono arrivati i rinforzi e mo cominciano a rispondere. Bello. Però tutto questo è partito perché è arrivato uno Space Marine. Bella, bella, bella come scena. Che parlano proprio nel chill, perché dicono tranquillo. Tanto loro cominciano a tartassarli, a distruggerli. Noi parliamo dei fatti seri. Capitano Titus, mi serve un artigliere Requiem pesante. No, ma che figata ste robe, di Madonna. Ovviamente tutti rossi. Per andare più veloci sti stronzi, guardali. Raga, ma comunque... Penso, siccome si fanno i giochi semplici, però belli. La cosa è stata bellissima perché ti fa vedere la Guardia Imperiale che carica e non gliene frega un cazzo che muoiono. Ti fa la scena figa con, tra l'altro, tutta sta carica con tutti gli elicotteri che si chiamano Valchirie. Credo che sia fatta apposta. Bellissima, semplice, col mood, con la musica, con le botte da orbi. E' fatto! E hai pensato di avere il cranio fatto da adamantio? Pezzo di merda. Il dispositivo è al sicuro, Drogan. Cosa aspetti, allora? Non possiamo rimandare oltre. Inquisitore, va tutto bene? Certo. Vieni, non c'è tempo da perdere. Cioè, questa è proprio la frase per farti capire che qualcosa su sto che puzza di merda c'è fortissimo. Oh, potevo rimanere offeso. Sì, dimmi. Vai, Leandros, renditi utile. Procede a recitare il codec. Vaffanculo. Sempre allerta, Sugar. Questo è veramente il motto di questa cazzo di serie, Gesù Madonna. Il motore logico ci ha scambiati per delle cavie Xeno in libertà. C'è un pannello di controllo nella stanza al lato. Se mi portate là, potrò spegnerlo.
Però effettivamente mi sembra strano, cioè tutto quanto all'interno di Space Marine c'ha lo scanner che ti dice Astartes, Space Marine e compagnia. Gli ha fatto l'override, tipo, gli ha detto guarda, qualsiasi cosa entra che non sia io attacca. Però mi sembra strano che attaccano pure lui, cioè se è l'unico che ci stava a lavorare tutto quanto. Cioè, perché io non vorrei che lui sia tipo sorta corrotto dal warp a sto punto, perché la volta scorsa ha detto guarda, se maneggi sti cazzapippoli rischi di fatto in culà. Non è che lui magari è infetto, non so come si dice, e le torrette sparano a lui più che a noi. Sentono che lui puzza come la merda e quindi sparano. Questo requiem modificato spara munizioni Kraken con anima rinforzata, infligge pesanti danni alle armature nemiche e potrà passare le coperture. Quest'arma sostituisce definitivamente il tuo requiem Stardant. Vabbè, è tipo sempre potenziamento, sì. Il nucleo di innesco è ancora attivo. Ottimo. Inquisitore, se questo è il nucleo di innesco, significa che scarica all'interno di tutta la struttura. No, non proprio. In realtà il nucleo si solleva sul tetto dello stabilimento. È là che si trova il resto degli apparati di innesco. Che tu fanno tipo carica energetica verde sti cosi? Cioè sarebbe bello se effettivamente riuscite in qualche modo a tipo sorta usare anche lui il potere del WAG. Cioè magari ha trovato un modo per attingere e usarlo e quindi usi la stessa cosa che fanno gli orchi. Però essendo intelligente magari puoi fare qualcosa di veramente greve. Tutte le misure di sicurezza saranno presto disattivate. E tanto l'abbiamo distrutte. Temo che fossero la nostra unica difesa contro gli orchi. Ah, perché poi ci dobbiamo rifare tutti sti corridoi al contrario con gli orchi. Furia super. Prema. Ora accumuli furia più velocemente. Futta questo vantaggio per punire senza pietà i tuoi nemici. I nemici dell'uomo, in realtà. Allora, momento. Dai, così. Fatto bene a te. No, tu! Ah, molto bene, capitano. Finalmente non dovrai più portare con te la mia sorgente energetica. Guarda, come in Dragon Age Inquisition, se prima avevo l'odorino di sottopalla da traditore, in questo momento è sicuro. Cioè ha proprio fatto quella frase che tradotta significa bravo stronzo, letteralmente. Dovrai riavviare manualmente l'allineamento degli apparati. Con la forza, se serve. Dove? Nella sala di innesco, sull'ascensore ultramarine. Ah, perché giustamente pure questi, essendo macchinari, c'hanno la benedizione sopra, ma adoro. Perché stiamo avviando un nocciolo nucleare di scala Warhammer che ha fine. Fuoco, ora. Allarme. Guarda la cuspide. Sta creando uno squarcio nel warp? Perché cazzo, sembra che si sta per spezzare a metà realtà laggiù. Perché non ha funzionato? Maledetto Drogon. Mai fidarsi dell'Inquisizione. Rialzatevi in fretta, Ultramarine. Ci sono degli orchi che ci aspettano. Space Marine! Avrebbe dovuto farci fuori! Demoni del caos! Ma com'è possibile? Hai dei nuovi amichetti, Space Marine! Vabbè, palese, ok? Inquisitore! Sta indietro! Molto coraggioso. Drogon!
ho servito al meglio, condottiero Nemeroth. Traditore! Capisco. Il mio servo ha fatto ciò che gli avevo chiesto, e anche di più. Ma non ce l'avrebbe mai fatta senza di te. Capitano Titus. Grazie al coraggio di questi Space Marine, abbiamo fatto breccia in questo universo! Scaltro m'ha illuso. La tua resistenza al mio tocco è sorprendente. Titus degli Ultramarine. Perché è resistente? E anche quella al Warp. Che tanto ha impressionato il mio servo. Ah, pensi che l'Inquisitore sia un traditore? Ma quando lo avete conosciuto, era già morto da tempo. Sei stato usato dalla mia marionetta. Lei in carne e ossa. Ci vuole ben altro per uccidermi. Raga, ma io c'ho il cazzo duro, ma che bella che è stata sta cazzo di cutscene. Sì, ha un demone sul cazzo, però, cioè, quello è uno Space Marine corrotto che se n'è andato dall'altra parte e se n'è andato con Korn, quindi. Bellissimo, però. Effettivamente lui era già morto, per quello si comportava in modo strano e lo influenzava da fuori per fare uno squarcio. E l'imperatore ci protegga. Serve un'uscita. All'ascensore! Ma guardali che belli che appaiono dal nulla. Eppure loro sono grossi. Oh, guarda che quando muoiono diventano fiamme. Che figata. Queste sono unità standard. Ma quindi solo combattendo contro queste cose loro stanno a rischiare di pigliarsela in culo? Quella marionetta dell'Inquisitore ci ha usati fin dall'inizio. E anche prima. La richiesta di aiuto era del falso Inquisitore. Non credo, Leandros. La sua frenesia, la paura. Quello doveva essere il vero Drogan. Ormai prossimo alla morte. Cui non è sfuggito. Ma non sono stati gli orchi. In qualche modo gli emissari del caos erano già qui. Oh, ma che bello che adesso ci stanno gli scontri a tre. E tocca fermarsi, questi se no mi aprono. Gesù Cristo del male, che fate? Guardate che schivano. Mica sono come gli orchi che vanno dritti. È ora di usare la sorgente energetica a nostro favore. Potenzieremo Invictus. Dobbiamo raggiungere quel titano. Io più che altro mi immagino queste scene qua in Warhammer Space Marine 2, dopo tipo 10 e passa anni, che cazzo di veramente sborra può essere. Però vedete che effettivamente è un bel build up. Ma lasciamo perdere la cosa basic del sei il traditore, wow wow wow. Però il tu che entri, trovi tutti i servoteschi, c'è sta la signorina negli annunci che ti dice guarda, il 100% del personale se n'è andato a fanculo. Perché? Perché c'è rimasto soltanto lui, ma lui è stato impossessato e tutto quanto. Come roba è molto figa. Oh, ma non è uno Space Marine, però è più piccolino lui. Perché loro giustamente sono come noi, duri. Sono tipo Space Marine del caos, soldati del caos, una roba del genere. Cioè tutta sta gente è tipo parte di quel fettone che durante quel bordello ha detto chi ve se schioppa e se ne sono andati col caos. Quindi per quello anche sono più piccolini, perché fanno parte di tipo la prima versione degli Space Marine o qualche altra roba che non ho capito. Il Codex avverte che solo gli affiliati al Caos possano resistere al tocco del Warp. Stai passando il limite, Ultramarine. Sono il primo a essere turbato della mia resistenza al Warp. Ma prima di cercare delle risposte, dobbiamo occuparci di questa invasione del Caos. E se fosse troppo tardi? Leandro, ora basta. Dobbiamo muoverci.
Qua Leandros giustamente la puzza sotto al naso, sa, fa vedi. Io proprio la volta scorsa ho detto, però, non è che poi cominciano a guardare male Titus, perché giustamente sono due volte che si attacca letteralmente una batteria nucleare del warp e dice meno che pure tipo Titus non sia controllato, c'è qualche subplot, o appunto, che cazzo ne so, lui è un mega cristo, è in Cristo uno dei pochi cristi che ha sentito la voce dell'imperatore. Raggiungiamo il titano e distruggiamo il portale warp. Conosco la strada. Ho schierato delle truppe a difesa degli avamposti tra gli stabilimenti di Calchis e il bastione Primus. Da lì potrete accedere alla rete ferroviaria e raggiungere il manufactorum di Ajakis. Ricevuto. Bene, ci vediamo là. Il problema è che se questi possono corrompere tutto soltanto esistendo, tecnicamente tutta la Guardia Imperiale in questo momento è nel panico più totale, perché cioè se si corrompono questa è gente che tu semplicemente devi scrocchiare sul posto e basta. Madonna, ma che fighe ste scene con tutta la gente che semina da ogni parte. Che figo, cazzo. Oddio mio, ma un muro di fuoco qua davanti. Madonna, sto fa una cazzata. Sto fa una cazzata. Forse no. Madonna, succhiate le palle da Space Marine. Come... li fronteggiamo, le legioni del caos. Soldato, vedi di riprenderti immediatamente. Sì, signora. Gli altri plotoni ripiegheranno verso il bastione. Difendete questa posizione o resteranno isolati. Quello sta a un passo, tanto così che gli sparano in faccia. Non ci stanno commissari. I commissari sono quelli che ammazzano le persone appena dicono a qualsiasi roba. Bravi commissari. Così si fa, bisogna mantenere l'ordine. Bang, buco in fronte. Bravi, continuo a dirlo. Già ci abbiamo 77 razze aliene che ci vogliono inculare da ogni angolo. Ci manca pure che ci stanno le insurrezioni o il dubbio in mezzo. Però andare dritti qua è il caos. Cioè, se mangio che ho detto qua in mezzo. Ah, cioè come Dark Souls, posso rollare attraverso le esplosioni, buono così. Volete sparare voi che avete i proiettili, mannaggia Slanesh, o come cazzo si chiamano gli dei del caos. Ma mi devono far incazzare, Dio Cristo. C'è ancora qualcuno. Dove cazzo sei? Orco di merda. Perdonate, tutti i seguaci di Slanesh. Non lo dico per le bestemmie, però per i seguaci di Slanesh, ovviamente. Ah, ma quindi noi non dovevamo andare di là. Era giusto per sterminare gente. Giusto da una parte. Tu sbavi per mira. Bravo, sopravvivi e forse. Pensavo che ti avrei trovato tra le fauci di un demone. Risulterei indigesto anche a loro. Fai rapporto, Jonah. I Pelle Verde ci hanno attaccato con violenza, sia qui che nel bastione vero e proprio. Preparatevi a ripiegare verso il bastione. Non attaccate apertamente le forze del caos finché non avrò radunato dei rinforzi per aiutarvi. Sì, tenente. Ma quindi la voce che abbiamo sentito negli audio con i due innamorati non è che è la stessa doppiatrice, non c'avevano voglia. Ha fatto più voci. No, effettivamente era Mira Cogiona. Questo è morto, eh. Questo a breve lo ritroviamo impossessato dal caos. E se gira male, Mira gli spara un colpo in fronte. Guardali come resistono. Guardali, madonna, ma se sono incazzati come delle faine, l'orchi. Adesso è sembra una piata per il culo, detto così. Tenente, dov'è il generatore? Chiamerò a corrente ripristinata. Fratelli, aiutate le guardie finché non saranno riattivate le sentinelle. Reggeremo l'urto, capitano. No, bellini, rimangono qua da piena mano. No, non venite! Fatevi i cazzi vostri, perché siete morti, eh? Siete sacchi di carne che camminano. Sono inutili anche se mi seguono. No, dai, guardate che bellini. Che hanno detto, guarda che siamo stati bravi. Abbiamo sparato 6 colpi. Poverini, loro ci si impegnano. Ma anzi, guarda, io trovo molto più rispetto per loro. Perché loro sono normali, tra virgolettoni. Tu devi morire. Legolas! No, citazioni, buoni. Bravi, Guardia Imperiale, fatevi i cazzi vostri che morite. Mica l'hanno stannato loro con l'ultimo colpo, eh. Non avanzate, che state da soli. Mi sa che sono immortali, meno male, cucciolini. No, buono. Grazie, tenente. Ah, ok, guardale come vanno. Bellini loro che mi hanno accompagnato. Poi hanno detto, lei vada avanti e poi arriviamo. Ci siamo, signore. Vai pure, guardia. Mica io se fossi veramente uno Space Marine starei sempre appresso a loro. Li proteggerei tutti, non ce la faccio. Sei un salamander, fratello, perché i salamander sono tipo quelli che proteggono i più deboli o qualcosa del genere. Madonna, poverini. Allora, mi è stata da una stanza pre-boss.
You're my friend now. L'ha tirato via. Qui con quella cosa luccicante? Sono il capo Grimmskull. Questo pianeta è mio. Devo schivare 7 anni prima. Stai fermo e fatti ammazzare. Sei riuscito a non prendermi. È finita per te, Space Marine. Ti strapperò il cranio e imbratterò i muri con il tuo sangue. Sì, ma a me mi servono le redine. Mani, 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 mani. Calmi. Oh, 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 sto stringendo il buco del culo fortissimo. Non ho ancora finito con te, Space Marine. Sono io ad avere finito con te, orco. Va bene, bello come boss in realtà, eh. Molto semplice nelle sue cose, però ti fa sentire la potenza degli orchi. Capitano Titus, gli orchi fuggono terrorizzati. Cos'è successo? Il capitano ha definitivamente eliminato il capoguerra. Ora abbiamo una speranza. Rafforzate le difese. L'armata demoniaca non si spaventerà tanto facilmente. Buona fortuna, Titus. Confidiamo in lei. Leandro, se sì, ormai il Codex Astartes gli dà dei poteri sovrannaturali. O è il caos, tocca sparaglie. Traditori, capitano. Aspetta, pure io sono traditore. Ma poi guardali che belli come sono decorati e come spariscono e tornano dall'altra parte. Figata. Prismani del caos non sono demoni. Se muoiono, muoiono. E allora forse l'hanno fatti giusto per quella cosa del spariscono, perché sennò troppi modelli per terra e crash la console. E quello che cos'è? Tipo uno psionico corrotto? Cioè che è stato corrotto alla fine dal warp, acceduto? Guardali che belli che pure loro hanno i vari equip. Quello mi ha sniperato. Pezzo di merda. Ha funzionato, Ultramarine. Se riuscisse a rimuovere le morse di ancoraggio, potremmo annientare gli invasori. Micchia, ma tra l'altro è vero, perché il caos può anche corrompere questo. E lassi che son cazzi poi. E a sto giro vinco io. No, perché mi ammazza prima. Comunque, veramente i companion. Letteralmente ci sto. Io che sto facendo la finisher su uno. Ce ne stanno un altro. Loro che gli camminano attorno. Stronzo pur io che c'è, credo che mi parano il culo. Perché è colpa mia, una certa. Muoio una, due, tre volte. Ok, dopo sono stronzo io. I riti necessari per usarla correttamente. Sono il sommo artefice in persona. Se non agiamo subito, una flotta del caos piomberà sul vostro mondo forgia. Ricevuto. Vedi, ci vuole tanto. Guarda che si inculano a sangue. Ah, ok. E allora fanculo il papa. O chi è questa persona? Te, vedi, mi piace pure questa semplicità negli argomenti. Perché poi vedi, a livello di lore e bordello che ci sta sopra, è infinito, per carità del cielo. Però poi nell'atto pratico, guarda, succede il casino. No, e tocca ammazzarli, perché sennò va ammazzano a voi. Morse di ancoraggio rimosse. Accensione Invictus in corso. Tra poco i miei confratelli apriranno le porte. Sposta Invictus vicino ai ponteggi superiori. Salgo a bordo. Sì, capitano. Sembrano mezzi organici sti robi comunque. È la Madonna! E di che cazzo sei fatto? Fatto i soldi in realtà, è una banca della Madonna, sì. Un demone nei laboratori! Per attuare i protocolli di sicurezza è richiesta l'autorizzazione. Drogan, Inquisitore Ordo Xenos. Non puoi fuggire, umano. Ripetere autorizzazione. Scandire le parole. Drogan! Inquisitore Ordo! Lui è morto quando l'abbiamo incontrato. Lui è morto proprio quando stava dando la botta alla macchina e tutto quanto. È in quel momento che se lo sono inculato. La cuspide. Ma capitano, è un capolavoro del dio macchina. Dà energia al portale warp che è sopra. Per fermare l'invasione si deve distruggere la cuspide. Capisco. E allora come ogni volta. Ma capitano, stiamo facendo una cosa illegale. Serve, ok. Adesso tiriamo una bomba nucleare. Energetica integrata con successo. Bersaglio, cuspide orbitale. Bersaglio acquisito. Fuoco, ora. Che l'Omnissia ci protegga. Capitano, sistemi in sovraccarico. Ha funzionato. L'Invictus è stato perfetto, Enoch. Chiusura portale warp. Grazie al dio macchina. Spegnimento di tutti i sistemi.
Spero che non ci siamo giocati in titano, perché se abbiamo messo qua roba qua dentro, vabbè che chissà quanto c'hanno di capacità di batteria sti cosi, eh. Ma quindi l'abbiamo fuso, ci abbiamo distrutto il titano. Meglio un titano rotto che un'invasione dal caos, probabilmente. Ma Dio Cristo. Porta al sicuro questo arnese, sergente. Farò il prima possibile. Su questo pianeta ci sono ancora migliaia di eretici e traditori. Darò una bella sfoltita alle loro fila. Il Valkyrie del tenente Mile è in arrivo, capitano. Ottimo. Aspettiamo le forze del condottiero del caos alla piattaforma d'atterraggio. Il fatto è che io non l'avrei dato a lui, ma non perché non mi fido di lui, perché comunque quello non è un artefatto pieno di energia warp e compagnia. Titus abbiamo visto che è resistente, perché l'ha preso letteralmente in mano un paio di volte. Vabbè che dici, c'ha quella sorta di lanterna, di robo per portarlo, eh. Non è per niente un'arena dove a breve mi stanno per sparare tutti, no signora? No! Recuperate il dispositivo warp. Titonus, alla piattaforma d'atterraggio. Sì, capitano. Ma comunque loro sono bellissimi, eh. Esteticamente sono proprio fighi. Ma c'era bisogno di metterne 30 che fanno sto bordello? Che ho la vaga sensazione che il nostro caro vecchietto lo troviamo tipo incrociato da qualche parte, mo? Eccolo laggiù che sta per morire. Sidonus, te damo una mano, vecchietto mio. Quanti anni ci avrà? Questa piattaforma non offre molti ripari. Certo, pure tu, figlio mio, non offre molti ripari. È ok, ma Gesù la Madonna, ma ritirati. Cioè, lui si è messo proprio al centro della zona d'atterraggio. Ci stanno 4 persone così, ma cazzo. E intanto l'ha killati. No, guardalo che eroe. Questo non lo ammazzi. Sidonus! Finalmente! No! Sembra solo un gingillo, ma nasconde un potere immenso. Questo dispositivo è un dono degli dèi del caos. Racchiude il segreto della mia evoluzione, della mia ascesa a demone immortale. Le mie armate verseranno sangue umano in tutto il firmamento. Continui a resistere al mio tocco. Solo uno stretto legame con il warp lo giustificherebbe. Stai per unirti a noi, fratello? Ma in tutto questo, quello stronzo di Leandros... Non l'ho raggiunto in tempo. Sidonus è morto davvero, Space Marine, combattendo per una giusta causa. Non cedere al dolore, Leandros. Trasforma in vendetta i tuoi sentimenti. Nemeroth pagherà con il sangue. Lode all'imperatore, tutto quello che cazzo che volete. Però Titus sei un coglione a livello strategico. Ma te pare, gli stai a dare una roba di tremenda importanza, lo fai piottare da solo via. Cazzo, c'erano 6 Space Marine del caos. Chi cazzo sono sti strozzi? Ma ammazzateli e andate poi insieme. Poi dici che magari stava dall'altra parte della base, l'atterraggio, a qualche altro cazzo. Stava letteralmente dietro l'angolo. Ma che scelta tattica di merda è? Con quest'altro che poi, ma se devi darla, io ho capito che tu la devi dare in mano al secondo più forte e scegli lui. Ma a sto punto, se dovevamo di qualcuno, diamola a Leandros. Almeno ci stirava sta testa di minchia. Sì, dopo tanto. Madonna. Succhia merda. Nemeroth ha ucciso Sidonus per la sorgente. Definivi eretiche le ricerche dell'inquisitore, Leandros. Lo sono. Cosa intendi? Nemeroth vuole usare la sorgente energetica per la sua trasformazione in principe demone. Un abominio. Come potremo resistere a una simile creatura? Ucciderò Nemeroth quando sarà più vulnerabile, durante la trasformazione. Sorveglia Sidonus fino all'arrivo dell'apotecario e unisciti all'attacco imperiale. Andare da soli è un suicidio. O peggio,
Sappiamo quanto il nemico sia interessato al tuo legame con il Caos. Hai paura che io ceda al Caos? Certo che no. Ma quel che c'è dietro alla tua resistenza torna solo a favore del nemico. Perché? Forse questa resistenza può permettere un colpo mortale da vicino. Annienterò Nemeroth con l'acciaio e con l'astuzia, o morirò provandoci. E se la mia resistenza avrà un ruolo nella battaglia, così sia. Così sia. Mira ha tremendamente più capacità logiche e tattiche di questo stronzo di Leandros, perché gli ha detto: io capisco che ci hanno paura ovviamente del, sai, col fatto che sei affine, magari vieni impossessato, qualche cosa del genere. Però se stiamo andando a scapocciare con il tizio che si vuole trasformare in una roba, appena ti avvicini ti fa ti avvicini, sfruttiamola di Madonna sta cosa, no? Va bene, quindi dovremo fare a cazzotti con il signorino. E Tidus, secondo me, però tu quando torni a casa l'impero te dà un sacco di tottò sul culo, perché dice: perché sei così affine al Caos? Conoscendo come stanno messi. Bello, che sono stati tipo impossessati. Ma adoro. Madonna. Ah, perché giustamente col fatto che abbiamo chiuso la faglia li usano come tramite, col fatto che sono un po' impossessati al Caos. Ah, ecco perché c'hanno pure paura del Caos, perché se qualcuno c'ha una piccola puntina e compagnia, praticamente può poppare una roba del genere e diventa tipo malattia. Vedi una bambina che c'ha uno strano brilluccichino entro gli occhi, gliela devi fare esplodere, madonna. Che ma gli ultimi scontri sono stronzi, eh. Ma guarda che cazzo. Il Vietnam! Madonna, sei l'ultimo, non me ne frega un cazzo, ti pusho. No, no, no. Ecco, bravo, come le noci. Ma alle spalle come le merde. Cioè, scusate, siete anche agenti del Caos, giustamente. Merda. Madonna, comunque sta cosa è bellissima di Mood, che tu senti le radio che ci hanno loro addosso mentre bruciano. Il dispositivo Warp, dove si trova? Dove non puoi prenderlo, demone. Sarai tu a dirmelo. Una volta morto. Ma yeah! Ubaldi, mica non ci avevo fatto caso. Porca puttana. Ecco perché Doraemon, è vero. Vabbè, perché questo era il periodo in cui lo ritrovavamo ovunque. E Ubaldi veramente, tipo, soltanto in Alice Madness ha fatto una cosa come 20 personaggi. Ubaldi era ovunque. Spawn kill, vai. Avere un buco da cui uscire vuol dire che ve posso aprire il culo prima. Che sembra una parafrasi di chi fa l'aborto, il medico che spawn killa. Ma poi per rimanere a te, corsa all'ovulo, Titus è il preservativo. Col cazzo che t'avvicini. Capitano Titus, il Thunder Rock lancia di Giove a tua disposizione. Devo raggiungere la cuspide. Di al tuo pilota di avvicinarsi. Sì, signore. È palesemente un orco che si è infiltrato, questo. Cioè, ammazziamolo. Questo è un orco che crede di essere un umano. Oh, questi sono altri Space Marine. Oh, perché questi sono rossi? Ci siamo uniti alla flotta subacquea insieme a una squadra di Templari neri. Se combattete come nella crociata di Aurelia, sarà un piacere avere con noi anche solo una manciata di corvi sanguinari. Questo è certo, capitano. Allora unitevi a chi si dirige contro l'armata demoniaca e fermate chiunque tenti di seguirmi sulla cuspide orbitale. Ci dimostreremo degni ultramarini. Onore e gloria, Corvo Sanguinario. E sapete qual è la cosa bella? È che pure questo era Ubaldi. È Ubaldi! Sì che è Ubaldi! Sentilo come carica, guascone. Titus, alza il ginocchio! Non alza il ginocchio, Titus. È tipo mio nonno. Che l'ho investito come Dracoon quello. Tornato nel suo mondo a modi isekai. Lei che c'ha un coccolone? Ultramarine, schierarsi al mio segnale. Eppure questo era Ubaldi. Ma raga, io non vi posso descrivere la nerchia che ho in questo momento. Come Rambo. Ok, vedi, ha funzionato. Se non strillavo stava ancora là. Titus, ormai tu i timpani ce li facciamo ricambiare. Poi non ti preoccupare. Bravi, che metà del martellozzo. No, fratello. Riunisciti a noi e sfogati sul nemico. Questa battaglia è mia. Signor sì. Allora, Titus, tu calmati che io mi bagno. Titus, qua ci sta da pulire, eh? Qua ci sta da pulire molto, molto bene pure. Bravi che mi avete dato sto cazzo di robo che lo amo. Madonna, sento la cattiveria e il godimento di Titus in questo momento. Al pari di ammazzare una mosca alle 4 di notte. I dai oscuri ci...
Che hai detto? Il mondo Non ho capito! E mandiamoli a casa loro! Ruspa! Gli schiavi del falso imperatore che hanno tentato di attaccare. Perché ci sta Doraemon che si sta facendo una sega? La vera domanda è una mucchiata. Adesso vado su, ci stanno tipo 18.000 gatti storti verdi. No, Doraemon arrapato no. E invece si sentilo. Cioè, o è che sta russando? È che è morto. Si è soffocato nel sonno. Che è successo? Ah, ma perché, minchia, Doraemon è uno di quei robbi. Cioè, quel robbo che è un Cristo grosso così demoniaco, c'ha la voce del sorcio storto. Vi restituisco la vostra oscura reliquia. Vi porto in dote questo pianeta. E chi lo ha? Vi chiedo la ricompensa che è stata pattuita. Vuoi parlare con le tue divinità? Ti ci spedisco io. Ammettilo, Titus. Il potere del caos è dentro di te. Attratto da questa reliquia. Immagina gli ultramarini impegnati in una gloriosa campagna di conquista della galassia. Guidati da te. Immagina tutto il potere che potresti ottenere. Come schiavo del caos, le tue parole non mi distoglieranno mai dal sentiero della virtù o dalla vendetta dei miei fratelli guerrieri. Aspetta! E che di che cazzo sei fatto, Dio mio? Ho capito. Gesù la Madonna. Che è stato bello che mi chiama Lealista. Uccide pure i miei servi! Io sono inattaccabile! Gli dei del caos mi proteggono con tutte le forze del creato! Dimentichi una cosa, Nemeroth. Non sono estraneo al tocco del warp! Momento della Dead Space, debotto. Dovessero volerci anche 1000 anni, io risorgerò e mi vendicherò sulla tua carne. E che è fatta sta testa? Sta davanti io? Gesù la Madonna. E vabbè, continuiamo, dai. Ah, proprio decraniata. Madonna Zidane, Dio Cristo. Raga, ma che pigne gli sta a tirà. Stai per unirti a noi, fratello. Gli ha parato il culo l'imperatore, perché non so come fa a essere vivo. Guardi, Ultramarine. Ha salvato il pianeta. Vedo che gli Ultramarine sono umani. Dopotutto. Più di quanto credi, tenente. Questi sono templari, credo. Le sue ferite sembrano inflitte dal caos. Sei convinto di questa accusa? Il capitano Titus è stato corrotto dal caos, Inquisitore Trax. Io non sono un eretico! Stai mentendo! Solo un emissario del caos resiste a una simile esposizione al warp. Io ho annientato il demone! Forse con il supporto di alcune forze blasfeme? Dobbiamo saperlo. Tu ti rimetterai alla mia autorità,
capitano. Oppure l'Inquisizione ne dedurrà che hai corrotto tutti gli ultramarine sotto il tuo comando. Senza contare chi si schiera al tuo fianco. Non badi alle sue accuse. È assurdo. L'Inquisizione ti distruggerà, Mira. Quegli ultramarine saranno disonorati. Per sempre. Lascia fuori i miei fratelli e il tenente. Io verrò con te. Non so il perché della mia resistenza al tocco del caos, ma giuro che scoprirò la verità. Saranno molte le verità che scopriremo, Space Marine. Il Codex Astartes non lascia adito a dubbi. Non è possibile toccare il warp e uscirne illesi. Il Codex Astartes è un elenco di regole. Ci guidano. Ci formano come ultramarine. Ci insegnano a mettere il dovere e l'onore davanti a tutto. Ma il vero Space Marine lo si riconosce da come convive con quelle regole. E tu hai fallito. Comunque, che cazzo di finale, proprio sbattuto in faccia così fortissimo.